Tardi pomeriggio, mi rilasso facendo questo video. Ho fatto il cambio borsa, una più piccola, questa qui di Hervé Palier, e devo mettere in questa borsa solo le cose che veramente uso e sono sempre le stesse cose, quindi leviamo un po' alla volta. Qui dentro nel taschino. Niente nella mia borsa è figa. Ho delle liquirizie prese da Beauty Habit. Ho la MetroCard, anche se uso, a volte, se ho l'Apple Watch, pago con l'Apple Watch, però ho sempre la MetroCard. Questo è il mio portafoglio. Questa è la bancomat, delle cosine, ecco qui. Niente. Poi ho questo astuccino di Paul Joe e dentro ho le mie business, non sono business cards, sono calling cards. Niente. Ve l'avevo fatto già vedere in un altro video. E qua c'è scritto non cerco baleno senza sole, dire quello, le mie calling cards. Questo è il taschino, vediamo tutto a posto. Questo lo adoro. Posso avere solo cose che veramente utilizzo, riguardarlo tutto per bene e non appesantire la borsa inutilmente. Poi ho quello che ci è rimasto di una confezione di Kleenex, li voglio finire, li ho messi qui. Qua dentro ho questo astuccio di Regeneration, mi è stato regalato questo astuccio, e dentro ho un quaderno che uso, un quadernino, questo è Tassotti. Molto botanical. E qui ho delle penne, highlighters di tutti i tipi, matite, e queste le uso tanto, ho un po' di tutto, tanti brands. Ho questo di, sono stata al Melia a Genova, bell'albergo, mi è molto piaciuto quello, carini, sono stata per 3 giorni al Melia, dicevo ancora. Cos'altro? Sì, non ho niente di strapigo. Ho una penna che ho comprato al Whitney Museum quando sono andata a vedere la mostra di Frida Kahlo. E così. Questo è ho una Bic. Cos'altro qui? Paper Mate, il Inkjoy. Un po' di tutto, un mescolo, però li uso tutti. E finisco anche le penne, ne come io sono una patita di penne. Quindi questo è il mio astuccino. Poi ho i miei occhiali. Gli occhiali da sole li tengo sempre in tasca, nella giacca, quindi ho i miei occhiali. Poi questo cos'è? Questo è un menù di Pokeball che a volte ci passo, l'avete visto nei miei vlog. Lo tengo, ho il menu. Poi ho qui questo astuccino con i teddy bears di Paul Joe. Amo questo brand, è un brand giapponese. E qua dentro Minimal. Ho una cipria di MAC che l'ho presa l'anno scorso. Una cipria. Un rossetto. Questo è il faux. Il faux è un nude. FAU.
A-U-X. Well, ho una lip liner che sono pronta di Charlotte Tilbury, stravalida, e questa è Pillow Talk. È veramente molto valida, la volevo consumare e ce ne sono a metà. Poi ho un Burt's Bees Hemp, burro labbra. Un altro rossetto, questo è anche questo di Paul & Joe, il gattino. E questo è un altro nude. Li metto in borsa così li consumo, ora che posso indossarli di più. Indosso meno la mascherina, quindi ho questo qui di Paul & Joe. Adoro i gattini. È un brand molto whimsical. E poi ho una crema mani di L'Occitane. Questa è Honey Harvest, ammetto l'ho comprata perché mi piace la profumazione, è normale, quindi questo è il mio beauty che ho in borsa e queste cose le uso. Dall'altra parte della mia pochette con gli orsacchiotti che adoro, ho i miei farmaci qui, l'ho messo di questo. Questo contenitore penso l'ho preso da Wycon a Genova, mi ricordo dove l'ho comprato. Poi ho questo, mi è stato regalato, di Edition O, con tanto di specchio. Sono i fogliettini per il sebo. L'ho messo in borsa perché così lo voglio consumare, voglio usare le mie cose. E qua dentro, questo è un vecchio astuccio di Becca, facevano delle ciprie fenomenali che non fanno più. Però uso sempre l'astuccino per applicare la cipria. Ho questo qui, che questi sono i miei preferiti, ne ho avuti vari nella vita, di Makeup Forever, the best. E poi ho l'altro per applicare cipria, del brand Beauty Blender, perché è velluto, questi due. E questo li uso, quando lo uso lo metto qua dentro, poi li lavo. Quindi questo è il mio beauty, solo cose che uso, i miei farmaci, basta. Ok, poi niente, c'è rimasto poco ora, qua dentro ho altri fazzolettini di carta, perché io li consumo, ne ho messi altri. Poi ho questo, ok, cosa c'è qui? Qui dentro, questa è una... Quando ordini da Chanel, anche un niente di che, ti mandano tutto con questi, non so se vedete il logo qui, ti mandano tutto con questi sacchettini di raso, sono stravalidi. Ho quelle cose per il mio cellulare. Poi ho questo qui, e ho il mio portafortuna, questo me l'ha regalato degli anni fa Silvia all'angolo dei Sedori, quando ci siamo incontrati, è di pelle e c'è scritto qui, non so da dove viene, comunque qui. Poi qua dentro ho messo un gel mani usando questo di Germex, questi sono Germex, è molto valido. E qua dentro ho delle mascherine, quelle surgical, queste qui, le avevo anche in rosa ma le ho finite. E qui ho delle mascherine, quando sono fuori la giornata ne posso usare tre di questi, che sono ricambi in continuo e quindi sono sempre ricaricando. E qui ne ho di cotone, ne ho vari di cotone, dipende dove sono fuori a volte. Per strada userò questi, io non uso, dipende, insomma devi un po' gestire questi qui. Questo l'ho regalato anche a voi, questo è di, io devo fare il nodo perché questo è di Gap. E poi ho questi, questo qui carino questo, però ora li uso poco. Poi questi qui di cotone che ci ha passato lo stato di New York,
tanti di questi. Sono doppi o no, sono doppi o tre strati, sono veramente validi. Se li tengo dipende la ne avrò come 30 di questi qui, me ne hanno dato in vari pacchi e finisce, è tutto qui. Ho abbastanza per stare fuori dei giorni. No, per la giornata. Quindi questo va qua dentro. Questo astuccino qui l'ho preso da Urban Outfitters. È simpatico. Quindi questa è la mia borsa. Ora solo ho transizionato a una borsa più piccola. Quindi ho questo. Questi sono... Ho questo, il gel mani va qua dentro. L'agenda la tengo a casa perché mi pesa, non ho bisogno di portarmela con me. A volte levo pagine dall'agenda e me le metto in borsa e poi le rimetto dentro l'agenda, così non devo caricarmi l'agenda. La carta del tissues, Kleenex, e poi ho queste cose per le cose, gli accessori per quello per ricaricare il cellulare, metto tutto qua dentro, comodo. Questo qui, io ho notato, se una cosa non la uso, non la tiro fuori, non va in borsa, e la borsa è leggera. E poi questo qui di Pokeball, che adoro, lo tengo qua dentro, i miei occhiali. Ora ho la borsa pronta per la prossima settimana. Ora se io devo, io ho un'altra borsa per tutti i giorni, se devo andare al supermercato non te prendo questa, però dipende, a volte levo delle cose, però non metto altro dentro e poi la chiudo e sono pronta. Ci vediamo presto. Ciao.